28. Lo schiribizzo di fare quelle cose lì. Ah, una partigiana, non sì, una, sì, staffetta. Una staffetta. Ah, una staffetta partigiana. Oh. Un borsellino. Presine. Presine. Presine, sì. Presine quasi tricolore. Sì, sì, sì. Ma le ha poi fatte dopo o le faceva all'epoca? Dopo. E chi era questa staffetta? Era, portava il nome del nostro comandante, Cordero Emilia. Mentre il nostro era Francesco. Francesco come? Francesco Cordero. Francesco Cordero. Ma quindi lei faceva la staffetta per voi? Sì, 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 in gamba che era. Emilia. In bicicletta, Emilia. Girava. Ma era di canale? Proprio di canale, c'è ancora delle sorelle, c'aveva soltanto un anno più di me, anzi è nata l'ultimo giorno del 24, proprio il 31 dicembre del 24. Ma le staffette, voi avevate soltanto lei come staffetta o anche qualcun'altra? Soltanto lei come staffetta. Ma si è proposta lei? Prima ha fatto parte di una volante. Cosa vuol dire? Volante erano quei gruppi, non sapevano se nemmeno loro se erano bianchi, verdi, blu, come erano, ecco. E poi quando si è formata la brigata al canale, e lei e suo fidanzato, che poi si sono poi sposati a fine guerra, sono entrati insieme a noi. Quindi lui faceva poi parte della 23esima brigata. E anche lei, difatti, è riconosciuta con la 23esima brigata. Lui come si chiamava? Lui si chiamava Stantero Giuseppe. Anche lui di canale? Sì, 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 sì. Quindi lei, diciamo che condivideva i valori della resistenza, sì, sì, è entrata con lui. Ah, aveva... le piaceva anche scrivere e scriveva perfino bene. Ha fatto delle poesie, ha fatto un po' di tutto. Se no qualcuna. Quali erano i suoi compiti? Alla staffetta sono stati un mese, proprio 30 giorni esatti, qua in canale, un reparto della Brigata Nera. Quando questo? Del 44. Fine anno? Ecco. E lei da cisterna veniva giù in bicicletta e andava a casa sua e mentre passava parlava con loro e portava sempre su delle notizie. Perché voi alla fine del 44 stavate tutti a cisterna? Noi ci siamo spostati da una parte, dall'altra, proprio in cisterna siamo stati poco in cisterna, eravamo sempre in giro e da una parte e dall'altra, era una brigata un po' movimentata, non stavano lì a presidiare.